Ciao a tutti ragazzi, sono Aloha ed oggi vorrei fare il focus on del settimo numero dell'Attacco dei Giganti. Questo manga è edito in Italia da Planet al costo di 4,20 euro e finora siamo appunto arrivati al settimo volume. Come sappiamo, esce per il momento bimestralmente e con la storia eravamo rimasti quando Eren si era affidato dei suoi compagni e insieme erano riusciti a catturare un gigante femmina che sembrava essere più intelligente rispetto agli altri. In questo volume, infatti, all'inizio capiamo che questo gigante non solo è più intelligente, ma proprio nasconde dei misteri. Infatti, come vediamo, per evitare che possa rivelare diciamo, delle informazioni ai nostri protagonisti, decide di urlare e di farsi notare per poi farsi mangiare dagli altri giganti in modo che da essa non possa trapelare alcuna informazione poi utile agli esseri umani. Quindi appunto è un gigante che si comporta in modo apparentemente strano, però vediamo che comunque riesce a cioè ritorna all'attacco quando ovviamente si è liberata e come vediamo uccide abbastanza violentemente i compagni di Eren. A questo punto Eren si sente combattuto perché è stata una sua decisione quella presa in precedenza, cioè quella di non trasformarsi in gigante e di lasciare che fossero e diciamo di fidarsi dei suoi compagni, cioè praticamente, prima che riuscissero a catturare il gigante femmina, lui aveva deciso di non trasformarsi in gigante e di fidarsi dei suoi compagni per catturare il gigante femmina. Però, come abbiamo visto, purtroppo i suoi compagni sono stati tutti uccisi e quindi Eren decide di dare inizio a un combattimento, appunto, gigante contro gigante. È un combattimento molto intenso e tra l'altro vediamo che comunque non lascia spazio ad altro, cioè faccio vedere giusto un paio di tavole per farvi capire che non ci sono discorsi, non ci sono pensieri, è proprio tutto combattimento. Probabilmente il primo combattimento così lungo, sicuramente non il primo nel senso il primo combattimento, però è il primo combattimento appunto così lungo, così pieno di tensione, che proprio non lascia spazio ad altro. Sfortunatamente, nonostante la sua trasformazione, Eren si troverà in difficoltà, e ad aiutarlo, interverrà. Per aiutarlo interverrà poi Mikasa e gli altri personaggi che appunto gli daranno una mano e riusciranno a salvarlo. E poi il volume si conclude e vediamo che appunto i protagonisti riescono a sopravvivere e rientrano nelle mura della città. Questo volume mi ha chiaramente preso molto come di consueto e questa serie chiaramente mi piace sempre più. La particolarità che ho riscontrato è sicuramente quella del combattimento perché di fatto diciamo che è davvero come tra l'altro ci viene anche già un po' accennato qua all'inizio, è proprio il combattimento sicuramente più difficile che per i protagonisti, chiaramente, che incontriamo noi nella storia. Oltre a questo, mi ha fatto piacere vedere che comunque il tratto giudicato abbastanza negativamente dalla maggior parte delle persone, secondo me, sia un po' migliorato. Io non mi ricordo, onestamente, non mi ricordo com'è che fosse all'inizio, però secondo me è avvenuto qualche miglioramento,
forse già da qualche numero, però secondo me, comunque sicuramente dall'inizio il tratto è un po' migliorato. Quindi io consiglio l'attacco dei giganti numero 7, che comunque è uscito ormai già da un po' di giorni, da 2 settimane almeno, sì, di sicuro. Quindi ho concluso, vi rimando al prossimo video e alò alò!